rilascio di Reuters. Due domande rapide. Una sull'incontro di ieri sera sulla tassa tra gli 11 ministri che vogliono introdurre la tassa sulle transazioni finanziarie. Volevo capire se è vero quello che dicono alcune fonti qui europee, tedesche, che l'Italia ha sollevato delle obiezioni ieri nella riunione e se ci sono stati dei progressi comunque. E poi se oggi si è discusso anche qual è l'esito di questa conversazione del finanziamento iniziale del fondo di risoluzione per le banche, il cosiddetto bridge. Dunque, cominciamo con il gruppo degli 11 paesi che stanno lavorando sulla tassa di transazioni finanziarie. Non so chi abbia detto che ci sono obiezioni italiane. Sicuramente ci sono obiezioni italiane, come ci sono obiezioni di ciascun altro paese su molte delle proposte, perché il pacchetto è un pacchetto complesso, richiede la decisione su più aspetti L'Italia in particolare ha fatto delle riserve su una misura specifica, così come hanno fatto altri paesi. Quindi non vedo perché qualcuno debba identificare nell'Italia un paese che si oppone. Non è che tutti gli altri sono tutti d'accordo e l'Italia si oppone da sola, per carità. Prego? Una misura relativa all'estensione di copertura dei derivati, ma stiamo entrando veramente nelle questioni tecniche specifiche. Dunque, i titoli di Stato sono tolti di mezzo dall'inizio di questa vicenda, quindi non stiamo parlando di titoli di Stato, stiamo parlando di derivati. Alcuni collegati ad alcune forme, ma vorrei evitare di entrare nel dettaglio perché stiamo ancora discutendo. Sono stati fatti però progressi perché i capitoli sui quali invece c'è un accordo più o meno definitivo, mi auguro, sono parecchi. E quindi rispetto a qualche mese fa stiamo facendo degli accordi. Scusi, la seconda domanda era sul bridge financing. Qui ci sono anche qui opinioni diverse. La posizione del governo italiano da sempre è stata che uno degli elementi di completamento dell'unione bancaria fosse quella di avere un common backstop, cioè un meccanismo di sostegno comune, che potrebbe essere per esempio una estensione del ruolo dell'ISM, il fondo che in questo momento fortunatamente è poco attivo perché le crisi sono meno frequenti. Su questo c'erano opinioni diverse, altri paesi privilegiano invece un sistema che si basa essenzialmente su meccanismi di sostegno nazionale. Lì ci sono anche aspetti di dettaglio, come si passa da un meccanismo temporaneo a uno definitivo. La posizione italiana è che siamo disposti ad accettare un compromesso su un meccanismo basato inizialmente su risorse nazionali, a condizione che sia ben chiaro che l'obiettivo finale è quello di un meccanismo unico, di un common backstop. Quindi su questo anche su questo sono stati fatti passi avanti. Antonio Poglio Radio. Si parla tantissimo di finanziaria, dubbi della Commissione, ma lei ci potrebbe indicare quali sarebbero questi dubbi della Commissione su alcuni punti della finanziaria nello specifico? Ma io non so quali sono i dubbi della Commissione, posso dire che ai commissari io ho ulteriormente chiarito le ragioni, che peraltro sono note a tutti, per le quali l'Italia nella legge di stabilità indica la possibilità di avvalersi sia delle cosiddette clausole delle riforme strutturali, sia delle cosiddette clausole per gli investimenti. In ambedue i casi noi riteniamo che ci siano ottime ragioni perché queste clausole siano concesse, in aggiunta a quelle già concesse sulle riforme strutturali, come sapete, in aprile a pari a 0,4% di PIL. E Giovanna, perché questi sono gli unici punti in discussione con la Commissione europea? Non ne vedo altri, non, a meno che io fossi voltato dall'altra parte mentre mi dicevano, insomma. Ho chiarito anche, tanto per essere chiari, tanto per essere precisi, ho chiarito anche il razionale che sta dietro la scelta dei tagli di tasse, che non sto a ripercorrere perché è un dibattito che in questa stanza conosciamo tutti strabene, insomma, quindi ho riesposto i termini di un dibattito molto italiano. Giovanna Pancheri. Prima un
follow up a quest'ultima risposta che ha dato, volevo chiedere se quindi insomma, appunto, secondo lei si va verso in via libera della Commissione nell'interesse delle clausole che voi avete chiesto, cioè lo 0,5 in totale per le riforme e lo 0,3 per gli investimenti, o se secondo lei comunque verranno chieste in cambio ulteriori azioni da parte del governo. E poi invece per quanto riguarda la clausola migranti, è ovvio, sappiamo, lei stesso ieri ci ha detto che i tempi sono un pochino più lunghi, non arriverà probabilmente il giudizio insieme a quello sulla legge di stabilità la prossima settimana, però volevo sapere se lei ha avuto l'impressione che la stima fatta dal governo, quindi di un costo dello 0,2 di più, poco più di 3 miliardi di euro, possa di fatto essere accolta come stima dal governo. Non c'è nessuna richiesta di fare in cambio qualcosa in cambio di qualcos'altro, questo lo posso dire con estrema chiarezza. Sulle clausole dei cosiddetti migranti o degli eventi eccezionali, sono vari modi di chiamarla, ma insomma ci siamo capiti, la Commissione ha preso atto della documentazione piuttosto dettagliata che il Governo ha inviato a giustificazione delle cifre che lei ha ricordato. Quindi, però siccome questa è, come si chiama in gergo, una decisione orizzontale, quindi che sarà presa nei confronti di tutti i paesi, lo faranno nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, ma ovviamente sta a loro deciderlo. Bruno Ruffolo, Radio Rai. Due domande. Allora, la prima, quindi possiamo dire che lei si aspetta un via libera alla legge di stabilità senza se e senza ma da parte della Commissione? Prima domanda. La seconda, abbiamo visto il video che il Ministero ha messo in rete di Transtech, e in inglese perché si rivolge soprattutto agli investitori internazionali per una rinnovata fiducia nel nostro Paese. Dunque, io mi aspetto che le ragioni per le quali chiediamo quello che chiediamo in termini di clausole siano assolutamente accolte, perché le richieste e il disegno generale, non solo le richieste, il disegno generale della legge di stabilità sono assolutamente all'interno delle regole, comprese evidentemente le regole, virgolette, delle flessibilità. Per quanto riguarda il video, è fatto in inglese perché parla a un pubblico di investitori, ma anche di analisti internazionali, e quindi ci abbiamo cercato di rendergli la vita più facile, piuttosto che fare una traduzione simultanea di un testo in italiano. Ivo Crizzi, Corriere della Sera. Ministro, come la sa, nella Commissione europea si confrontano due linee sulle politiche di bilancio, quella del commissario Moscovici, che è un po' più flessibile, e quella del vicepresidente Dombrovski, che, diciamo così, per usare un termine non proprio ma spesso usato, è più rigorosa. E i rumors che arrivano alla Commissione, che facendo seguito a richiami fatti ufficialmente dal vicepresidente Dombrovski sul taglio del debito pubblico, ci sia un tentativo di inserire un richiamo abbastanza determinato all'Italia in relazione al debito. Lei se lo aspetta, pensa che ci possa essere, e soprattutto pensa che sia giustificato o no? Una seconda domanda molto rapida, se possibile: come mai la Commissione blocca il salvataggio delle quattro piccole banche, Puglia, Marche e via dicendo, quando apparentemente non dovrebbero esserci interventi dello Stato in questa operazione? Cioè, qual è il motivo per cui la Germania, su dati Banca Italia, ha dato 250 miliardi alle sue banche con la piena approvazione della Commissione, e noi per quattro piccole banche, un'operazione da 2 miliardi in cui, se non sbaglio, questo me lo confermerà lei, lo Stato non c'entra in alcun modo, per quale motivo non viene sbloccata questa partita? Allora, vediamo se mi ricordo tutte le molte domande che lei mi ha fatto.